3 anni fa ho realizzato il mio primo imbucato da un format dove entro nelle aziende per farvi scoprire come funzionano e cosa succede al suo interno. Sono stato in fabbriche, banche, aziende tech, università private, agenzie pubblicitarie, ma il mio primo episodio è stato da Start Impact, una startup. Si dice che solamente una startup su 10 rimane in vita nei suoi primi anni. Così ho deciso di tornare a 3 anni di distanza da Start Impact e vedere cosa è successo. Loro sono la scuola di formazione che sta descrivendo il modo in cui i giovani si formano e trovano lavoro nel digitale. Il percorso è un po' tosto, ma una volta finito, tutti quelli che lo terminano riescono a trovare lavoro. Perché alle aziende non interessa che mostri solamente il curriculum, ma interessa un portfolio di progetti su casi reali che mostrino le tue competenze. Inoltre Start Impact vi aiuta a trovare lavoro e sta al tuo fianco finché non ne trovi uno in cui realizzarti e avere un impatto. Sono nati a Roma 3 anni fa, l'episodio l'ho girato nei loro uffici a Roma, ma si sono ingranditi e si sono trasferiti nel centro d'Italia. No, non Milano, il centro economico d'Italia, ma Rieti, il centro geografico d'Italia, l'Ombelicus Italia. Mi hanno ospitato una notte nel loro B&B e la mattina sono andato a trovarli in ufficio. Buongiorno. Mi hanno fatto fare un tour e salutare il team, che in questi anni si è allargato. Sono cambiato un po' di cose. Anche il team è cambiato. Cioè no, alcune persone sono restate. Ciao. Bene. La sala riunioni, che è anche l'ufficio di Pizzi. Siamo molto spartani. La sala che si è riaccentuata. Cosa riunioni? Quelle opere le abbiamo comprate e le abbiamo fatte insieme. I momenti più duri forgiano il carattere. E la sala relax. Fine. L'ufficio è finito così. Dopodiché ci siamo seduti e mi hanno raccontato cosa è cambiato in questi anni. Tanto. Sì, veramente, io ho rivisto il video recentemente e ho detto, cioè, mi sembra tipo un'era fa. Io avevo capelli più corti. Tu sicuramente avevi capelli più corti, ma anche la barba più corta. Perché Gerardo aveva i ricci, quindi figurati, ok, i capelli sono cambiati. Sicuramente è cambiato il team, nel senso che è cresciuto il team. Le persone che c'erano all'epoca ci sono ancora, però siamo passati da 4 persone nel team e 5 persone che correggono i progetti a 12 persone nel team e 40 persone che correggono i progetti. Wow. E queste 40 persone sono quindi professionisti esterni? Assolutamente, sono tutti professionisti esterni, perché la cosa in cui crediamo molto è che chi aiuta i ragazzi a entrare comunque nel mondo del lavoro, a formarsi, siano persone che sono nel mondo del lavoro, quindi che per professione non fanno i docenti ma fanno i professionisti. Per cui diciamo il nostro obiettivo è che i coach di Start Impact, chi corregge i progetti, non sia in Start Impact full time, ma che appunto viva nel mondo del lavoro, perché comunque anche da loro ci vengono gli input del guardate questa guida va aggiornata perché questa tecnologia è stata sorpassata, adesso si usa questo, quindi diciamo questo ci serve per essere anche sempre a stretto contatto col mondo del lavoro. Quando io sono venuto da voi, quali erano i risultati? Ah, diciamo che avevamo appena iniziato a collaborare con le aziende da qualche mese e avevamo creato i nostri primi 25 posti di lavoro e avevamo la partnership con Facebook per crearne 150 in 12 mesi. Abbiamo raggiunto quell'obiettivo e poi da, diciamo, quel momento in poi ad oggi ne abbiamo creati 700. Quello che è cambiato è anche la tipologia, non solo più startup ma anche agenzie e grandi aziende come Accenture, Deloitte, Bosch, B-Corp come Tridom. Diciamo che si è ampliato la tipologia di aziende. Quello che è rimasto è il fatto che tutte le persone che finiscono il percorso riescono poi a trovare lavoro anche con un background diverso, anche senza la laurea, anche partendo da zero. Quindi questa è la cosa che ci fa più piacere. Che tipo di lavori vengono fatti più frequentemente? Allora, digital marketing, sviluppo web sono quelli, diciamo, dove c'è, cioè, da un lato più richiesta, dall'altro lato i ragazzi e le ragazze hanno più voglia. Però ovviamente ci sono anche UX UI design, data science e sviluppo blockchain. Queste sono le 5 macro aree. 3 anni fa, nello scorso video, mi avete citato un ragazzo di nome Niki che ha trovato lavoro grazie a voi, era un vostro vanto. Cosa è successo in 3 anni? Allora, Niki è entrato in 3B, che è una startup agritech. Quello che è successo è che la startup è cresciuta, è passata da 5 dipendenti a oggi più di 20 e il suo ruolo è passato da digital marketing specialist a chief marketing officer, cioè oggi è la persona responsabile di tutto il marketing. Quello che è successo in mezzo allo scorso video a questo video è stata la pandemia. Come avete reagito a quello che è successo come azienda? Ci siamo resi conto che lavorare da remoto sì, era più complesso, però aveva anche i suoi vantaggi. Finita la quarantena abbiamo un po' radunato tutto il team e ci siamo detti che cosa vogliamo fare. Vogliamo tornare in ufficio? Vogliamo continuare a lavorare da remoto? In realtà la cosa bella è stata che abbiamo deciso insieme che potevamo continuare a lavorare da remoto e quindi poi da lì abbiamo anche assunto altre persone da remoto. Quindi abbiamo fatto le prime assunzioni da remoto, quindi fai colloqui. Cioè che adesso ci sembra tutto normale. Cioè all'epoca non era così normale, tu fai un colloquio da remoto. E adesso voi lavorate al 100% da remoto, tranne per questa settimana al mese? Noi adesso siamo un team che lavora 100% da remoto, abbiamo persone che vengono comunque da tutta Italia. Una settimana al mese ci incontriamo, siamo tutti insieme, che è sia funzionale sia al punto di vederci, rapporti umani eccetera, ma anche proprio alcune riunioni, alcune cose, farle che sei uno accanto all'altro ovviamente vai molto più velocemente, ci sono meno blocchi. Io la cosa che ho notato del lato negativo del
del lavoro da remoto, soprattutto quando assumi e soprattutto persone junior, cresci un po' più lentamente, perché comunque un conto è che sei sempre accanto a una persona con più esperienza e quindi vedi come lavora, ascolti tutte le sue riunioni, quindi cioè proprio vivi, apprendi, anche quando non apprendi stai apprendendo. Quindi questo è stato un po' l'unico svantaggio che ho notato, perché comunque ho visto la crescita delle persone che erano in ufficio molto più veloce rispetto a quelle che sono comunque state assunte da remoto. 3 anni fa la priorità maggiore era creare posti di lavoro in ambiti digitali dove, come dire, c'era tanta richiesta ma poca offerta. Piano piano la missione è un po' cambiata. Per esempio avete inserito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, vi siete impegnati nell'assicurarvi che le aziende in cui i ragazzi entravano erano, quindi, le aziende a impatto sociale. Quindi c'è stato un grosso cambiamento all'interno della missione in realtà. Cosa è successo? Sì, diciamo che lì è stato un momento in cui iniziamo a creare decine di posti di lavoro, stavamo avvicinando all'obiettivo con cui ci aveva sfidato Facebook, al tempo stesso sentivamo che non era abbastanza. Questo soprattutto perché in quel momento c'era anche la possibilità di una guerra tra Stati Uniti e Corea, e quindi lì dicevamo, cioè, ma quanto siamo in mano a delle persone che pensano molto al proprio ego, pensano molto al proprio interesse e non pensano invece agli altri. E quindi lì abbiamo detto, secondo noi la grande sfida che dobbiamo cercare di contribuire è quella di far vedere il lavoro e la formazione come un mezzo non soltanto per guadagnare ma soprattutto per avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sull'ambiente. Quindi da lì abbiamo cambiato un po' alcune cose, tipo i progetti oggi sono orientati al raggiungimento di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che vuol dire ad esempio, non so, che se dobbiamo far fare una strategia di digital marketing sarà su un e-commerce di abbigliamento di seconda mano, oppure sarà per favorire il noleggio di mobilità elettrica, quindi la bici, lo scooter elettrici e così via. E questo per trasmettere come le proprie competenze digitali possono andare in una certa direzione e non semplicemente, diciamo, essere uno strumento per guadagnare, perché oggi ci sono talmente tante opportunità che secondo me anche dove direzioniamo le nostre energie fa la differenza, non solo come consumatori ma anche come lavoratori. Abbiamo cercato anche di cambiare un po' il paradigma con cui oggi noi ci formiamo, no? Perché tu ci pensi, noi oggi facciamo le superiori, l'università, orientati al trovare lavoro, quando il trovare lavoro è l'obiettivo. Invece noi abbiamo detto, ma trovare lavoro può essere un mezzo, cioè il lavoro che noi facciamo può essere un mezzo per essere prima di tutto soddisfatti noi, ma poi anche appunto creare un impatto positivo. E quindi se cambiamo il paradigma e vediamo il lavoro come un mezzo, cambiamo proprio la prospettiva con cui poi cerchiamo il lavoro. Spiegatemi quindi cos'è una B Corp. Prima l'ha citata, voi siete diventati una B Corp, che vuol dire? Allora, essere B Corp vuol dire misurare gli impatti sociali e ambientali che hai con la tua azienda con lo stesso rigore con cui misuri il fatturato. Essenzialmente vuol dire avere degli standard riconosciuti a livello internazionale con cui tu ti misuri e capisci, ok, lato persone che lavorano nel team, quanto stai veramente facendo del bene o quanto li stai facendo crescere rispetto a un benchmark internazionale abbastanza alto. La stessa cosa sull'ambiente, quindi ad esempio se il fornitore dell'elettricità utilizza energie rinnovabili, quello è una delle cose su cui viene deciso se tu stai andando in una certa direzione anziché in un'altra. E quindi sono tutte queste cose che ti aiutano. Quindi è rigoroso, cioè ci sono delle regole da seguire. Sì, e secondo me la cosa importante è che ti aiuta a migliorare di anno in anno. Tu considera che rispondi a 200 domande, fanno poi una valutazione, ma ti fanno anche una verifica. Fatto questo, tu hai un punteggio che deve superare almeno 80. In media, nel mondo oggi, questo si chiama B-Impact Assessment, è stato utilizzato da 200.000 aziende. Il punteggio medio è 50. Per diventare B Corp devi raggiungere almeno 80 e noi abbiamo 97.2. Il massimo è 200, quindi abbiamo ancora comunque da migliorare. Il massimo 200. Sì. Quindi il concetto è che di anno in anno cerchi di capire, ok, cosa posso migliorare. E però appunto ogni anno ti misuri, perché ogni anno devi fare una relazione pubblica in cui facciamo vedere come stiamo migliorando di anno in anno e appunto di anno in anno sfidarci a migliorare. Quindi l'idea è che questo punteggio cresca nel tempo. In questo modo siamo entrati in un network a livello nazionale, soprattutto internazionale, di aziende che stanno avendo un impatto concreto e verificato, che ci dà la possibilità poi di metterle in contatto con tutti i nostri studenti. E questa è una cosa che ovviamente per noi ha un grande significato. Finita la chiacchierata, ci siamo mangiati un po' di cose, ho fatto un po' di carezze a Pizzi e mi hanno presentato per davvero il team, la parte di comunicazione. Okay. C'è Lorenzo che si occupa dei contenuti, Dome fa tutti i post sui social e Claudia ADV. Ultimamente ho pubblicato un video di Federico Sbandi, che è il nostro coach di digital marketing, che ha raccontato come poter creare una strategia di digital marketing su YouTube. Io ho conosciuto da Dublino. Tu fai le ad che sono una cosa noiosissima da vedere, quindi... Ma bellissima da fare. Io mi diverto un sacco, quindi... Ci crediamo. Analisi dati. Stefano, ti ricordi nell'ultimo video ti avevo fatto vedere tutti i dati, che io analizzavo dati? Sì. Adesso lo fa lui. Meno male. Non lo faccio più. Mi sei smarcata un po' di lavoro. Esatto. Esperta del prodotto. Elisabetta, product manager. L'ultima volta che l'abbiamo vista si occupava di digital marketing, oggi si occupa del prodotto e quindi poi ve lo farà vedere. Gestione della community. Quindi rispondete in live chat e vi occupate della community, esatto, di Startup Impact. Quindi tutti gli eventi, tutta l'esperienza che ha una persona da quando entra a quando poi il
trovano questo stato impact. Vi devono volere bene, quindi questo è l'obiettivo. Soprattutto gli eventi live della community, cioè organizziamo anche i meetup regionali dove i ragazzi si incontrano davanti a un aperitivo, quindi per conoscersi non solo studio ma anche appunto networking si conosce. Sviluppo. L'ultima volta che sei venuto la parte IT, cioè seguiamo un'agenzia, invece adesso abbiamo un CTO responsabile del team IT. E business development. Pietro si occupa delle partnership, in realtà Pietro è anche parte del CDA, quindi sta insieme a me e Gerardo nel consiglio di amministrazione. E la storia fighissima di Pietro è che prima mi faceva da advisor, poi ho detto dai, entra in Startup Impact, quindi... Ah. Team al completo. Team al completo. Oh. Questo è il team del momento. Vedremo fra tre anni cosa sarà successo. Allora Eli, mi racconti com'è cambiato Startup Impact da tre anni a questa parte? Allora, sono cambiate tante cose, ti faccio vedere la nuova home, quindi nella home... Questa è la vecchia, questa è la nuova. Esatto, adesso è molto chiaro il percorso che stai facendo, ma soprattutto puoi scegliere i tuoi settori di interesse, quindi in che settore vorresti un giorno andare a lavorare. Abbiamo travel, fashion, lifestyle, education, information, food. Io adesso li ho selezionati tutti per farteli vedere, però ognuno può scegliere quelli che preferisce e poi avrai progetti personalizzati di conseguenza. Puoi anche scegliere verso che obiettivi ONU vorresti lavorare, quindi poi anche i progetti saranno personalizzati in quel senso. Questo è un account demo, Sì, questo è il mio dato Jeffrey, che è uno dei miei account di prova. E che obiettivi ha scelto Jeffrey qua? Jeffrey ha scelto l'obiettivo 13, 11 e 12. Questa è la lista di tutti i corsi che devo completare per poter completare il mio percorso. E ci sono alcuni corsi opzionali, tutti gli altri sono obbligatori, poi avrò un progetto finale che chiuderà il mio percorso. Quindi cosa è cambiato rispetto a qua? Qua non potevi scegliere i settori, non potevi scegliere gli obiettivi. Quindi io adesso, per esempio, ho scelto il percorso di UX UI Design. Posso scegliere i miei settori di interesse, quindi facciamo per esempio che mi interessano food, lifestyle e fashion, quindi avrò questi. Quando vado a vedere o fare un progetto avrò i miei settori di interesse in highlight, quindi li vedo più in alto degli altri. Qui per esempio farò un progetto per un e-commerce plant based, vedrai i coach che correggeranno il tuo progetto e avrai anche una traccia con tutti gli step e i requisiti di questo progetto. Quindi questo è un'anticipazione per approfondire se comunque ti interessa il tema food, chiaro, in ambito sostenibile. Ti diamo delle informazioni in più se poi veramente pensi di andarci a lavorare in futuro. Ti faccio vedere un progetto sempre di grafica nell'ambito food, quindi questo e-commerce plant based di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi lei si è immaginata il logo, le campagne social, non tanto a livello di campagna ma proprio a livello grafico, quindi ha disegnato le grafiche di tutti questi post social. E quindi poi questi progetti vengono corretti dai coach che abbiamo visto prima? Esatto, il primo feedback in cui non l'ha superato è molto lungo, va molto nel dettaglio di tutte le cose che può e dovrebbe migliorare. Quindi ci ha provato due volte, la prima non ha funzionato, la seconda è capito. Okay. Sì. Quindi la seconda volta invece l'ha superato grazie ai feedback della coach. Infatti vediamo il feedback molto più breve perché ha messo in pratica tutti i consigli dati e adesso ha superato il progetto. Bene, siamo quindi usciti a farci una passeggiata e un buon pranzo reatino doc. E dopodiché quattro passi al parco dove ho chiesto a Gerardo e Virginia come gestiscono un'azienda essendo anche marito e moglie. Voi vivete a Rieti da poco più di un anno, ma in realtà da quasi tre anni siete marito e moglie. Ebbene sì. Come gestire un'azienda, come dire, da due amministratori, non solo compagni di business ma anche di vita, ecco. Allora, sicuramente ha i suoi lati negativi, perché ci sono, però ha anche molti lati positivi. Tu mi dici positivi, vai. Allora, la cosa più difficile del lavorare insieme è quella che te magari, ecco, fai una passeggiata dopo pranzo e inizi a parlare di lavoro. Quando tu sei nella tua pausa relax, cioè sei soltanto, vuoi soltanto sentire gli uccellini che cantano, riposarmi, e lui dice senti, ma quella cosa vabbè. Cioè, comunque il rischio di non staccare mai è molto alto. La cosa magari che può essere un po' più rischiosa è quando litighi a casa, comunque tenere fuori quando poi entri in ufficio, no, la lite che magari hai avuto a casa, relativizzare, no? Con le due cose negative, diciamo, cosa positiva? È molto più difficile che ci siano discussioni legati a quando magari lavori il weekend, perché l'altra persona comunque comprende che cosa stai facendo molto più facilmente. Quindi tu comprendi il lavoro di Virginia, Virginia comprende il tuo lavoro, questo è fondamentale. Essere sempre a contatto comunque con la persona che ami, se non lo dai per scontato è una cosa che poi invece apprezzi tanto. È il motivo per cui hai fatto tutto quello che hai fatto come scelte, cioè il fatto che comunque hai deciso di stare con lei e lei ovviamente ha deciso di stare con te fa sì che poi lo riesci a godere, lo riesci a apprezzare. Poi c'è un altro lato positivo, se no io ho detto solo quelli negativi, che comunque almeno nel nostro caso, quando tu accosti il lavoro che vuoi fare alla tua missione, diciamo, di vita, il fatto che lo condividi con la persona con cui vivi ti aiuta magari
i momenti in cui è un po' di down motivazionale a tenere alta. Quando uno è down vi bilanciate, l'altro ributta su. Com'è vivere qua a Rieti? Allora, io sono cresciuta a Rieti e non volevo proprio tornare a Rieti, ma è stato Gerardo a spingermi. Però devo dire che da quando ci siamo ritrasferiti mi sono ricreata un po' dei miei momenti, dei miei spazi, è la parola giusta, e non pensavo che sarei riuscita a ricrearmi. Ho ricominciato ad andare a cavallo, avevo smesso 17 anni fa, era una mia grandissima passione. Banalmente, per arrivare ci metto un quarto d'ora. Nelle piccole città riesci a fare molte più cose con lo stesso tempo, la qualità della vita è molto più alta. Io sto sperimentando, sto cercando quello che fa più per me. In questo momento yoga è quello che mi dà più soddisfazione, perché mi fa rallentare, fermo, immobile, a fare esercizi passo dopo passo in cui sento ogni vertebra, e questo per me in questo momento è quello che mi serve, perché io vado troppo accelerato. E avere qualcosa che mi fa scoprire un po' di più il mio corpo, come a sentirmi un pochino di più, è proprio quello che mi serve in questo momento. Ogni anno Start Impact dona l'1% per causa e patto sociale. Quest'anno per finanziare i progetti degli studenti. Esatto. E abbiamo deciso di avere anche una giuria, a cui ci sei anche te. C'è Alessandro Benetton, c'è Bianca di Factanza, c'è la Slim Dogs. Ci sono insomma tutte persone che stanno cercando di avere un impatto positivo sulla vita delle persone con la loro attività. E quindi abbiamo pensato chi meglio di loro per poi giudicare i progetti che vanno nella stessa direzione. 10.000 euro, giusto? Esatto. Parteciperanno solo degli solo gli studenti di Start Impact? No, in realtà sono gruppi da 3 o 5 persone dove deve esserci almeno un iscritto di Start Impact. Questo per poter essere comunque più inclusivi. Rispetto a quando siamo partiti, siete partiti diciamo 3 anni fa, quando ci siamo visti, è cambiato anche il modo di percepire Start Impact. Se all'inizio era più un l'utilizzo per scoprire i nuovi mondi online, per scoprire le nuove professioni online, adesso è se termini il tuo percorso hai la quasi certezza di trovare lavoro nel digitale. Se termini il tuo percorso è la frase chiave, perché abbiamo comunque studenti che dicono ma io ho fatto Start Impact e non ho trovato lavoro. No, vabbè, ma se hai fatto un progetto, cioè come andare all'università, fai un esame e dici non mi hanno dato la laurea. Che significa finire il percorso? Fatti un esempio, digital marketing, tu per avere, cioè finire il percorso devi fare 21 progetti pratici, quindi ogni progetto è fatto su una competenza del digital marketing che ti servirà per fare digital marketing, quindi non è che sono cose pensate così, cioè nel senso il percorso è proprio studiato per come oggi il mondo del lavoro richiede la figura del digital marketer. Sì, diciamo che quello che oggi permette a tutti i nostri studenti di trovare lavoro è che hanno un portfolio di diversi progetti con cui riescono a mostrare le loro competenze anche se non hanno esperienza lavorativa, e questo fa sì che riescono poi a trovare lavoro proprio per il fatto che si distinguono da tutti gli altri che magari hanno solo un attestato o hanno un progetto di gruppo. Quanto ci vuole a fare 21 progetti in questo caso? Quello dipende se lo fai full time o part time. Diciamo che su un discorso part time siamo su circa 7 mesi, perché poi è tutto stimato, però lì poi dipende perché può variare. Diciamo che oggi quello che noi stiamo vedendo da parte delle aziende è che appunto nel digitale non conta tanto il titolo, conta le competenze che hai, per cui sempre più studenti, studentesse vengono assunte anche senza la laurea, proprio perché sono le loro competenze che determinano la loro crescita e le loro poi opportunità. Da 3 anni a questa parte c'è da dire che è migliorata la qualità, sono aumentati tantissimo i studenti che hanno trovato lavoro, ma è anche aumentato tantissimo il prezzo. Come mai? Sicuramente abbiamo aumentato la qualità sia dei percorsi ma anche proprio dei servizi che diamo, cioè nel senso oggi per chi magari conosceva Start Impact quando costava 497 euro l'anno e adesso ne costa 8,97, dicono boh, il prezzo è alto. Però secondo me quando tu pensi al prezzo di qualcosa devi capire anche qual è il paragone, cioè comunque noi oggi abbiamo gli stessi servizi di master da migliaia di euro, ti aiutiamo a scrivere il curriculum, capire per quali aziende vorresti lavorare, comunque abbiamo un HR con 9 anni di esperienza che ti aiuta a trovare lavoro, ma soprattutto facciamo anche la simulazione di colloquio. La simulazione di colloquio te la fa Federico Sbandi, come quindi sai ha superato i colloqui di Google, cioè io non so in quanti master non solo in Italia ma nel mondo c'hai una persona che ti prepara a fare i colloqui che ha superato quelli di Google, quindi cioè è un servizio veramente ormai di fascia molto alta. Quello che facciamo invece è di prendere tutti i migliori contenuti che già ci sono online, quindi ad esempio le academy di Facebook, Google, Apple e così via, le se vengono selezionate da dei professionisti che sono poi quelli che correggono i progetti, e in questo modo riusciamo a mantenere comunque i costi molto più bassi, perché appunto non dobbiamo sempre ricreare contenuti, e anche per aggiornarli basta cambiare un link, non dobbiamo ricreare tutti i video. Poi il vero valore sta
appunto nei professionisti che assegnano i progetti, li correggono e permettono di imparare e crescere i studenti. Esatto. E in questi 3 anni non solo è cresciuta Startup Impact, ma siete cresciuti anche voi. Tant'è che grazie al mio primo video molte persone hanno scoperto Startup Impact e hanno trovato lavoro. E quindi anche questa volta vi lascio in descrizione il codice Marcello100 con il quale avete 100 euro di sconto per iscrivervi a Startup Impact. E in più avete anche 7 giorni di prova gratuita. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace e scrivete cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo con il prossimo imbucato. Ciao!